La Grecia di un vasaio, di un artigiano, questo di cui conosciamo soltanto la parte finale del nome, Inos. Speriamo di trovare, diciamo, l'attacco con l'altra parte. E naturalmente la firma è il segno, diciamo, di un orgoglio della propria opera, il segno, diciamo, di un livello di ambizione dell'artigiano stesso. Sono anche degli artigiani che naturalmente erano particolarmente acculturati anche su un altro versante, che è quello della circolazione dell'etica. Sullo stesso vaso troviamo rappresentata, tra le varie ipotesi e quella a cui io credo, rappresentata una sirena che naturalmente riflette che cosa? Riflette la circolazione dell'epica, soprattutto della tradizione dell'ambientazione nel Tirreno dei viaggi di Odissio, e riflette quel mondo nel quale i viaggi di Odissio vengono incardinati all'interno del sistema dell'immaginario della colonizzazione greca. Vi ricordo che Partenope è il nome della sirena che dà nome anche alla prima fondazione da parte di Cumani nel Golfo di Napoli. Quindi è un mondo artigiano che è, diciamo, uno dei motori dell'economia di Pitecussai, che però, diciamo, non dobbiamo immaginare come un artigianato di basso livello, ma come di portatori di tecnai, diciamo, raffinate legate alla lavorazione dei metalli. Lavorazioni dei metalli che si svolgevano all'interno degli ambienti e di cui noi troviamo tracce di lavorazione attraverso le scorie. Scorie di lavorazione del ferro, scorie di lavorazione del bronzo, piccole fornaci, forge, che documentano la destinazione appunto di quegli edifici come botteghe. Un grosso tema, chi, diciamo, ha padronanza con, diciamo, le problematiche della metallurgia a Pitecussai, riguarda la lavorazione dei metalli preziosi, perché nelle poche righe di Strabone, no, vi dicevo, poche fonti che ci parlano di Pitecussai, si parla di fonti di ricchezza dei pitecusani legati all'eucarpia, lo dicevamo prima, la fertilità della terra, e ai criseia, probabilmente da identificare con le botteghe degli orefici. Ora, nessuno di noi ha ancora trovato tracce, né Klein né noi, magari appunto in futuro le troveremo, ma nessuno di noi ha trovato tracce di lavorazione dell'oro e dell'argento. Ma diciamo c'è un piccolo indizio che già appunto Klein e Ridgway avevano associato alla lavorazione dei metalli preziosi, che è il rinvenimento di questo piccolo disco che corrisponde come peso ponderale a un, diciamo, peso, a un'unità di peso che viene ubea. Questo disco in piombo è interpretato come un peso di precisione per bilance da precisione, quindi forse, diciamo, è la testimonianza indiretta della lavorazione dei metalli. Quindi, diciamo, questo nostro primo insediamento è un insediamento in cui, lo dicevamo prima, un'economia in cui gli artigiani giocano un ruolo importante, i commerci, il rapporto con l'elemento esterno, che precede l'esperienza di Cuma, che invece è un'esperienza molto più di tipo tradizionale nel nostro modo di vedere la colonizzazione, che è basato sul possesso della terra. Ora, tutto questo, come vi dicevo, diciamo, sono dati che emergono attraverso le evidenze stratigrafiche, su cui continueranno i colleghi nella spiegazione. Avvicinatevi. Io vado a prendere. Il sito di Mazzola, il sito scavato da Klein tra il 1969 e il 1971, si sviluppa su due terrazze, una terrazza superiore che è quella che stiamo indagando quest'anno e una terrazza inferiore che invece è stata indagata da Klein soltanto nell'ultima parte della sua campagna di scavo del 1971 ed è stata interessata da un intervento voluto dalla sovrintendenza tra il novembre del 2023 e il febbraio del 2024. Diciamo che i risultati di questo primo scavo hanno dato poi l'avvio alle nostre nuove ricerche che noi intendiamo poi negli anni futuri espandere anche, diciamo, verso nord, quindi cercare di portare quanto più possibile in luce questo insediamento che si sviluppava a terrazze e che digradava verso mare. In particolare, le evidenze emerse da questo scavo voluto dalla sovrintendenza ci consentono di leggere, e adesso vi descriverò delle cose aiutandomi con questa planimetria, poi
magari passando vi affacciate e potete vedere meglio quello di cui vi sto parlando. Vi dicevo, lo scavo fatto dalla soprintendenza ha consentito di leggere da un lato la fase più recente dell'insediamento, quella di cui vi parlava prima il professore, l'ultima fase di vita, quella relativa al VI secolo avanti Cristo, prima dell'abbandono dell'area. In particolare Klein aveva messo in luce, lo vedete, vedete adesso un grande muro che corre in direzione est-ovest, addossato diciamo quasi al margine dello scavo, che corrisponde in planimetria a questo grande muro. Se vedete nell'angolo nord-est il muro prosegue, quindi va oltre i limiti di scavo. Questo proprio perché Klein non completò il suo intervento, quindi questi limiti che vedete sono dettati, diciamo, dalla fine dell'ultimo intervento di Klein. Quindi noi siamo sicuri che espandendo l'area di scavo noi riusciremo a leggere in estensione la prosecuzione di questo edificio. Ora noi, sulla base dei materiali che abbiamo trovato all'interno delle stratigrafie sottostanti i muri di questa fase, siamo in grado di datare molto bene la realizzazione dell'edificio, perché noi in archeologia datiamo le stratigrafie attraverso la ceramica. La ceramica è il nostro fossile guida per la datazione di tutte le stratigrafie, di tutte le attività umane che interessano un sito. Quindi in quest'area noi siamo sicuri che nell'ultima fase viene realizzato questo grande edificio di forma rettangolare, diviso in due vani da questo muro, diciamo che anch'esso prosegue oltre i limiti dello scavo. Ma